Naturalmente tutto questo deve essere realizzato con un progetto ben preciso, che si farà al momento in cui si ha il materiale. Insomma, uno prevede di fare certe cose, però questo che cosa ci permette? Non mi dilungo molto, quasi finito, così perché già abbiamo fatto tanto. Questo ci permette, tutto questo realizzato secondo un disegno organico e sistematico, che ci permette di suscitare interessi, di suggerire riferimenti etici e valoriali, cioè un ruolo anche importante per la nostra comunità, perché ci dà una forma di identità, di riconoscimento di un legame tra il passato e il presente. Questo è fondamentale, di apprendere il senso della storia e del valore del nostro passato, per costruire un legame forte con il nostro territorio, per l'edificazione di un futuro migliore. Conoscere le proprie radici e la propria identità vuol dire avere una spinta per dopo, per rafforzare il nostro senso di appartenenza. Noi apparteniamo, siamo di qui, insomma, siamo anche orgogliosi di essere Cameratà. Per rafforzare quindi la nostra identità, per far rivivere la nostra tradizione, per costruire la nostra unità. Cioè, noi siamo molto sparpagliati, no? Come diceva qualcuno, dovremmo essere molto più uniti, anche nelle diversità di modo di pensare la vita, di modo di pensare le relazioni, eccetera, perché ognuno di noi ha le sue idee. Però queste idee devono essere utilizzate nella costruzione e non nella distruzione. Questo è fondamentale. Ultima cosa, naturalmente questo è lo scopo della nostra associazione, cioè quello di, anche nello statuto dice che valorizzare e sviluppare il comune senso, diciamo, di appartenenza, favorire la tutela dell'ambiente naturale, del patrimonio antropologico, etnologico, storico e culturale. Quindi è parte integrante di questa nostra associazione. Dunque, altro elemento importante, oggi ne è la dimostrazione, il museo ha anche lo scopo di promuovere iniziative culturali per la valorizzazione e la conservazione della nostra memoria storica, del nostro paese, della nostra comunità, delle nostre attività, eccetera. E naturalmente promuovere studi, anche per la signorina che è lì giù in fondo, che lavorerà appunto con questo, ricerche, incontri volti a divulgare e valorizzare il nostro patrimonio storico. Questo è quello che, diciamo, è nell'intenzione della nostra associazione per creare questo museo. Non dico altro perché già siete stanchi, sono 2 ore che stiamo qui. Naturalmente qui noi sappiamo.